Livorno, via del Cardinale, esterno giorno, insomma esterno quasi ora di cena, alle 19:30, minuto più, minuto meno. E dove quindi, siamo? C'è bisogno della cena, dello spuntino, alla cena. Di, riempirsi, essere, di riempirsi. Siamo in via del Cardinale, al numero 24. Senza insegna, perché questa attività è talmente conosciuta che insomma sarebbe ridicolo che ci fosse l'insegna. Giuliano e Fiorella, ma soprattutto torta, soprattutto 5-5. Allora, Fabrizio, torta, cecina, farinata, sono svariati, torta. Sono svariati i nomi, torta. Ma noi è torta. Da lì, insomma, famoso roba da torta, perché comunque costava poco, 5 lire di pane e 5 lire di torta. Ma tu sai qual è la ricetta? Assolutamente no, me la posso immaginare. Andiamo da Gagarin o Gagarin o Gagarin. Lo chiediamo a lui, esatto. Andiamo a sentire. Abbiamo la nostra stadera dell'anno. Allora, stadera, farina, il primo passaggio. Intanto si pesa che cosa? Quanta? Farina di ceci. 2 kg di farina di ceci. 2 kg. 2 kg. Pari pari. Pari pari. Tu riesci a misurare, sei abituato, evidentemente riesci, sì. Però insomma è semplice. Un chilo e mezzo, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg. Una stadera degli anni... Non lo so, ce l'ho trovata, io ho 41 anni ce l'ho trovata. E me la mantengo anche abbastanza in forma, perché insomma è... strumento di lavoro importante. Come fa senso? Se vorrei mandarla giù alla bilancia o mettere una bilancia comunque sia, qui dove il posto è poco. Ce l'ho trovata, perché a proposito, questa attività arrivava dalla vecchia Rosina, no? Tante Isolina, persone. Isolina, Amerigo. Arrivano e dicono, ma qualcuno cerca sempre, qualcuno la chiamava Isolina, rimane si chiama Fiorella. Però qualcuno mi ancora, vieni Isola, mi dai il 5-5, ma io chiamo Fiorella, non mi chiamo Isola. Allora, andiamo avanti con la lavorazione. Allora, si mette in questa specie di tinozza che si chiama catino. Ora non si è visto, ma c'era già un pochino d'acqua, vedi? C'è già un fondino d'acqua. Okay, quindi acqua, per ora siamo acqua e farina. Ora c'è acqua e farina, ora ci mettiamo il sale, che sono 2 kg, sono circa 120 grammi di sale. Vedi, per il sale devo tornare laggiù. Quindi 2 kg, 120 grammi di sale. Più o meno, poi io faccio... Ma è quasi a occhio, insomma. A occhio no, però insomma, anche se è a 130 non è che ci rovina il capolavoro. Perché di capolavoro si tratta, nel frattempo ne esce un'altra. È una catena di montaggio questa. E ora un po' di meno, ma l'inverno sì. Anche perché state ferie, vabbè, ci vogliono ferie, distribuzione, volevo anche tingere quest'anno, ora si guarda un po'. Allora, andiamo col sale. Allora sì, allora, la farina è già, questa è già setacciata, perché sennò li zolli, no, i grumi non si starebbero così bene, dovresti ammazzare un po' di più. Da dove arriva questa farina di ceci? Ma questa farina è dal mulino di Genova Ferri. Però c'ho anche un altro mulino, anche un altro mulino di Cuneo. Poi c'è tante farine. Tu riesci a sentire la differenza nel sapore tra... No, sapore no. Sapore, consistenza nemmeno. Un po' di differenza nel colore della farina, sì, più o meno giallognola. Attenzione, quello devo fare. Quanta acqua? Ma senti, l'acqua su 2 kg sarebbero all'incirca 6 litri d'acqua. Però io chiaramente vado a occhio, ho le tacche sul catino, vedi? Questo catino non so nemmeno quanti anni ha. Qui è tutta roba vecchia, se si rompe la roba vecchia siamo rovinati. Ci tocca ripartire da capo. Non è facile trovare. Qui c'è un altro catino, ma non è uguale. Il steamer, ma non è uguale. E quindi non è facile. C'ho altri mestoli, non sono uguali a quelli. Quanta torta hai mangiato nella tua vita? Messa così sembra una battuta. Cioè, perché non è come il calzolaio che c'ha le scarpe rotte, a te piace la torta? L'ho mangiata anche oggi, l'ho mangiata sulle gallette di mais. Sai, ho preso una galletta di mais, ho messo la torta sopra e me la sono mangiata così. La
avrò mangiato un paio, forse anche tre. Fra birra e 5-5 mi davo da fare. Attenzione, però qui sotto io vedo la bevanda, la spuma bionda, che non c'è 5-5. Come dico io all'inglese, delicious. Try, soft drink. Ecco, gli stranieri vengono qui, apprezzano. Sì, apprezzano, per quanto io ci abbia un inglese un po' sgretolato, diciamo. Una cosa che ho imparato, tradotto un po' così, è chickpea cake, perché noi dobbiamo tradurla. Tanti pensano che sia un dolce, perché cake, cioè tradotto dolce. E invece, quando poi la faccio assaggiare, butta, vai, 5-5. Vogliono sapere perché si chiama 5-5, allora io andavo sempre lì tirando in old price, 5 cents chickpea cake, 5 cents French bread. French bread. Siamo internazionali. French bread, perché focaccia è da Pisani. Più anche con allora, francese, più con la focaccia. Ma io direi 50-50, però dipende, anche lì dipende dalla clientela che viene. Se viene livornese va sul francese, non ce n'è, quello vero va sul francese. Se viene il livornese mascherato da Pisano, allora va sulla schiacciatina. C'era anche lì un doppio decilitro marchiato da bollato dal comune, perché una volta i valori erano bollati. Ah, siccome esatto, era un doppio decilitro ufficiale, era stato bollato, ma siccome non ne poteva più, non so nemmeno che fine ha fatto. Vabbè, pace. Allora, domanda: perché l'olio deve passare dentro il bricco prima di... No, l'olio, questo è un doppio decilitro, sono 200 centilitri. Ecco, cioè d'olio. Proprio un'unità di misura. 200 okay. E qualcosa facciamo su questa teglia, perché 200 stecchiniti non lo facciamo mai, non si è mai fatto 200 centilitri d'olio più o meno, poi... Olio di? Semiarachide. Semiarachide, perché secondo me non sa di niente, quindi piace a tutti. E poi dice ha un punto fumo elevato, però non lo so, io ti direi, secondo me è come l'asiago. Te lo mettono sulla dieta perché non sa di niente, quindi piace a tutti. Io ho fatto le mie diete, mi inceppavano da asiago. Non senti nulla, poi. Qui. Togliamo la schiuma. La schiuma va levata. Si sdoccia un po' per portarla fino qui. Perché cosa provocherebbe? La schiuma brucia. Brucia. Fa tipo una ragnatela. Ma tu sei sempre in forno, Sabina? Sì, allora questa è bruciata. Ti prendo un pochino l'olio, perché se fosse mal pari sarebbe appuzzata. Non la fai. Poi si mescola tutto l'ambaradante. Attenti, perché qui la torta è molto liquida. Col mestolo si fa l'effetto paracadute, se no va rifinito la parte là. E poi si riporta l'olio, si riprende l'olio che magari è ammucchiato dove non dovrebbe essere. Però c'è una delle operazioni più difficili, cioè portarla... No? Non è difficile. Alla prima andrà diritto, sicché non è difficile. Alla seconda il trampolaio è andato tutta la parte là. No, ormai ho preso il via, può stare tranquilla, vale. La devo portare con la mano sola. Eccola. Arriva, pronta per essere infornata. Piano piano, perché... Ci siamo. Tempo di cottura? Ma 10 minuti a quest'ora, il forno è bello caldo, eh. Se fosse stamattina magari anche un quarto d'ora. La mattina il forno è stato un pochino più giù, perché ci mette qualche minuto di più. La nostra torta che sta... ha cominciato la cottura. Prenderà il bollore, dovrebbe essere un po' più sulla fiamma, ma non ce l'abbiamo, se non ci si può fare nulla. Dentro un po' di legno e via. Non è difficile, l'unica cosa è ci vuole tutta l'organizzazione, la struttura. C'è un segreto che non ci hai detto? No, ce n'è segreti, è solamente, come dicevo a lui, diciamo, questa bottega è strutturata per fare la torta. Te pensa che mi fa, nell'anno 80 voleva fare una specie di
nastro asportatore per portare la torta in forno, questo nastro, e io facevo sì, dentro dove si passa? Sotto il nastro, sopra il nastro, dentro mi è normale. Sono al telefono, fioccano le prenotazioni. Questa via è la Vodafone, te lo dico io. La Vodafone. Si prendono nemmeno ordinazioni noi, guardi. Ah no, quindi no. Qui, venite qui e via. Sì, sì. Al massimo ti posso levare il pane, ma... Sì, qualcuno va a sapere fino a che sono aperto. Però questo ha chiesto... Fino a che sono aperto. Qualcuno mi ha chiesto tre tavoli stamani, pensavo fosse un ristorante, figurati te. Ha visto su Google, chissà cosa ha visto, e mi ha chiesto tre tavoli. 10 minuti e aspettiamo la torta. Eccolo qua, il prodotto è finito. Giuliano sta per mettere su... Come si chiama, Giuliano, l'attrezzo dove verrà messo per la vendita? Quello lì si chiama... Quadrante. Quadrante. Quadrante, però è tondo, sì che non so perché... Però si chiamano quadranti. Qui quanti gradi ci sono? Dentro il forno, ma anche qui fuori? Qui fuori, ora non so se ci sarà una 45ina qui fuori. Dentro il forno si va dai 300, 350. Dipende anche dal tipo di legna che bruciamo. Ecco, rigorosamente a legna, giusto? Questo è rigorosamente a legna. Questo quanta torta è? Un chilo, due chili, quant'è questo? Questa teglia più o meno è un chilo e quattro. Chilo e quattro di torta. Basta. Ci basta, assolutamente. Ma non fa caldo per mangiare la torta? Oppure si mangia in ogni stagione? Una volta faceva caldo la torta, non si mangiava l'estate, ora invece si mangia. La mangio anch'io l'estate, pensate. Allora, buona cena, buon pranzo, buon spuntino, sempre a base di torta. Certo, sempre a base di torta. E va, vai, ti aspetto. Cioè, abbiamo fatto un danno. Non è che è bruciata questa. Questa è schiumata male, questa bruciacchiata lì c'è. Però c'è, ti piace anche ossia? No, no, ma vedi, questa è... Guarda.